chi invece sta usando e sta sfruttando la situazione. Il dibattito sulle intercettazioni, ragazzi, è bene che lo sappiamo tutti, ci deve far riflettere, perché in questo paese c'è, vi prego di prendere con le pinze queste affermazioni, però dobbiamo davvero rifletterci. In questo paese io temo che ci sia in atto un'eclissi della democrazia e della percezione della democrazia, che è peggio ancora. Noi, pensando di vivere in uno Stato democratico, alla fine non ci rendiamo conto che ci stanno togliendo tutti gli strumenti di uno Stato democratico, come per esempio l'informazione, come per esempio l'uso dell'informazione. Voi avete detto, avete citato alcuni episodi, io vorrei aggiungere, chi è che parlava di, tu parlavi di, dei 90 anni di Andreotti? Come ti chiami? Tommaso. Tommaso, Beppe Grillo, che tutti quanti voi conoscete, dice una cosa molto saggia, che quando morirà Andreotti bisogna aprire la scatola nera, no, che c'ha alle spalle, perché ci sono 90 anni di misteri del nostro paese. Beh, certo, questo è un paese strano, attenti, perché l'informazione, qui noi abbiamo un'associazione che è Telecitofono, che cerca di fare un'informazione, quella di cui noi abbiamo bisogno, che è strumento vero di democrazia, perché è strumento di trasparenza, di partecipazione, di conoscenza. Però dobbiamo poter dire in modo chiaro, e oggi abbiamo un grande strumento, ripeto, che è internet, ma non solo, anche tutte queste associazioni, queste TV che bisogna potenziare, dobbiamo dire in modo chiaro che Andreotti non è stato assolto. E quando tu ricordavi giustamente il salotto di Bruno Vespa, beh, lì è un salotto sul quale c'è da fare tantissime riflessioni, perché quando all'epoca, voi ricorderete, uscì la sentenza del processo di Palermo, al salotto di Bruno Vespa fu invitato e ospitato la sera stessa Giulio Andreotti, e dietro in grande, come fa ancora oggi il Brunetto Nazionale, c'era scritto assolto. Beh, quella è una grande bugia, non è stato assolto, ragazzi, Giulio Andreotti. Per tutto quello è la sentenza definitiva passata in giudicato, quindi possiamo dirlo. Per tutto quello che ha commesso fino agli anni Ottanta, i giudici in terzo grado, Cassazione, hanno detto che per tutto quello che ha commesso fino agli anni Ottanta, il reato va in prescrizione, perché è in prescrizione in questo nostro paese dopo 22 anni e 6 mesi. Ma prima degli anni Ottanta Andreotti è stato colluso con Cosa Nostra. È sentenza definitiva passata in giudicato. Prescrizione è molto diverso da assoluzione. È molto diverso. E invece no. E invece Bruno Vespa lo ospita nel suo studio e dietro scrive assolto. Ribellatevi, fatevi sentire, mettete in campo tutta la vostra fantasia, tutta la vostra creatività. È in crisi la democrazia nel nostro paese. Se in un canale pubblico, del quale noi paghiamo il canone, ci dicono l'esatto contrario, assolto? Ma ci vogliono far credere anche che è stato assolto Marcello Dell'Utri, e no. Marcello Dell'Utri è stato condannato a 9 anni e 6 mesi per associazione mafiosa. Beh, voi ricordate tutto il pandemonio che ci fu intorno alla, anche lì, la sentenza di Totò Cuffaro, e addirittura Totò Cuffaro, che è in spregio alle regole democratiche del nostro paese, che cosa fa? Va in televisione e si fa inquadrare mentre festeggia quella sentenza mangiando cannoli. Ragazzi, ma è possibile che questo non ci crea rabbia? Non ci crea indignazione? Io sento dentro il fuoco della rabbia. Ma il fuoco della rabbia, che è quello che ci deve far scendere in piazza un giorno sì e un giorno sì.
per dire noi vogliamo un paese libero, e invece no, e invece in questo paese dobbiamo tenerci un Marcello Dell'Utri, un Cesare Previti, ancora vogliamo dirne altri? Questo è un paese dove in piena campagna elettorale qualcuno ha avuto il coraggio, oggi al governo, di dire che fra gli eroi che bisogna considerare come eroi ci sta Vittorio Mangano. Ma vogliamo dire chi è Vittorio Mangano? Vogliamo ricordare chi è Vittorio Mangano? Vittorio Mangano era legato alla famiglia siciliana dei Porta Nuova, Cosa Nostra, condannato per associazione mafiosa, che ha fatto lo stalliere per un po' di anni nella villa di Arcore di Silvio Berlusconi, e acclarata la sua posizione in Cosa Nostra nel processo di Caltanissetta, il processo che doveva stabilire anche i mandanti esterni delle stragi di Capace e Via D'Amelio, i due maggiori indagati ai quali si risaliva attraverso la posizione di Vittorio Mangano erano Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. E quando il PM Luca Tescaroli, alla fine di quel processo, ha dovuto accettare, insomma, il fatto che Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi devono essere assolti, Luca Tescaroli scrive nella sua richiesta di assoluzione che erano assolti per insufficienza di prove. E invece no, il procuratore capo Gianni Tinebra della procura di Caltanissetta fa guerra e fuoco con il suo PM Tescaroli, perché dice no, non devi scrivere così, devi scrivere che sono stati assolti perché non hanno commesso il reato. E Tescaroli dice, ma come? Ci sono tutti i collaboratori che vanno in quella stessa direzione, raccontano le stesse cose, raccontano dei legami che Berlusconi aveva sin dagli anni 70 con i Bontade, famiglia Bontade di Cosa Nostra, tutti i collaboratori. Diciamo al limite che vengono assolti questi due signori per insufficienza di prove? No. Gianni Tinebra, procuratore capo di Caltanissetta, dice no, perché non hanno commesso il reato. Passerà questa seconda versione, ma passerà pure il fatto che dopo quel processo Luca Tescaroli verrà trasferito alla procura di Roma e Gianni Tinebra diventerà direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a posto di Giovanni Falcone. Chi lo metterà lì? Il governo Berlusconi. Beh, allora noi capiamo come è importante l'informazione in questo nostro paese. Noi capiamo come siamo importanti noi quando invece approfondiamo queste storie. Non tutta la Sicilia è così, ma perché non tutta l'Italia è così? Qual è il tuo nome? Marco, tu hai ragione, tu hai tua moglie siciliana? Di dove? Quanti cannoli, sono ottimi i cannoli siciliani. Guarda Marco, succede in Sicilia quello che succede in Italia. La stragrande maggioranza delle persone è tenuta ostaggio da poche persone. Ma questo è il problema, che quelle poche persone hanno la capacità di tenerci in ostaggio. Qui ci vuole uno scatto d'orgoglio, che gli italiani stanno già avendo da tanti anni. Noi ogni anno, ormai da 15 anni, da quando ci siamo come Libera, ogni anno in una città diversa d'Italia organizziamo una grande manifestazione il 21 marzo, primo giorno di primavera. Per noi è il giorno della memoria e dell'impegno, è il giorno in cui ricordiamo tutte le vittime di mafia. Voi pensate, l'anno scorso a Bari eravamo 100.000 persone, 100.000 studenti, ragazzi, adulti, giovani, meno giovani. Questo ce lo potevamo sognare 15 anni fa. L'idea di Caselli e di Don Luigi Ciotti era quella di far diventare quotidianità la lotta alla mafia, di fare in modo che la lotta alla mafia non sia soltanto legata all'emozione del momento, al dopo stragi, all'indignazione che ti nasce dentro quando tu vedi uccidere così due grandi magistrati. No, la lotta alla mafia deve entrare nella nostra quotidianità, nelle nostre azioni quotidiane anche di privato cittadino.
rendendomi conto che se io cerco nel piccolo di voler fregare l'altro, beh, in effetti io potenzialmente faccio il gioco della mafia, in tanti modi, in tanti modi. Nasce da qui il nostro impegno quotidiano nella lotta alla mafia. Eravamo niente 15 anni fa in quelle prime manifestazioni. A Bari l'anno scorso eravamo 100.000 persone. A Napoli quest'anno saremo il 21 marzo. Colgo l'occasione per invitarvi e penso che saremo almeno 200.000 persone, anche perché di Napoli si è tanto parlato in quest'anno e in questi ultimi periodi. Voi pensate, 15 anni fa non ci stava possibilità di poter confiscare i terreni confiscati a Bernardo Provenzano, a Totorina, ai Morabito in Calabria, ai Romeo in Calabria, alla Sagra Corona Unita in Puglia, in Campania. Oggi noi abbiamo giovani, cooperative, che invece lavorano in quei terreni che abbiamo strappato all'arroganza delle mafie. Sa significare che la società cosiddetta civile, i cittadini comuni possono davvero tanto nella quotidianità. E allora vuol dire, e noi lo vediamo girando l'Italia, l'altra sera io ero a Padova, 200 capi scout, una bellissima cosa, domani sera sarò a Gela, dove ci sarà un dibattito così con tutti gli imprenditori, i commercianti, lì vivono forti il problema del racket. C'è un fermento in Italia, c'è un fermento a dimostrazione che c'è un paese anonimo, silenzioso, ma che si muove, che si vuole ribellare allo strapotere della mafia. Oggi pomeriggio venendo qui mi sono fermato in treno in una stazione, mi sono incontrato con un imprenditore siciliano che vive da queste parti, che ha cercato lui con molta semplicità per dire com'è bella la Sicilia e come sono belli i siciliani, ha cercato con tanta semplicità di rimettersi in gioco, lui che è nato in Sicilia da genitori siciliani che si è trasferito da queste parti. È innamorato della sua terra, come voi siete innamorati della vostra terra. E lui dice, io con mia moglie, con i miei figli, avevo un sogno, ritornare giù. E giù ha aperto delle attività turistiche, ma neanche il tempo di arrivarci. Lo hanno chiamato, lo hanno accompagnato in una campagna, è successo prima di Natale, e gli hanno chiesto 10.000 euro per starci, semplicemente per starci. 10.000 euro per starci. E lui, che potete vederlo oggi, io lo conoscevo per la prima volta oggi pomeriggio, un ragazzone di 2 metri per 2, un orso a vederlo, però con quegli occhi dolcissimi che da cui uscivano lacrime, dire ma io non sono per queste cose, io appena sono uscito da lì sono corso dai carabinieri a denunciarli. Anche l'incoscienza che ti viene dal fatto che tu sei innamorato della tua terra, l'incoscienza, è corso a denunciarli, ne avrà di guai, ne avrà tanti di guai, ma è bello questo fatto di un siciliano che si ribella a tutto questo. Ecco, i siciliani sono questi e sono convinto che i siciliani, ma non solo loro, i calabresi, i lucani, i campani, i puglie, ma tutti, con un pizzico di orgoglio in più, tutti possiamo davvero farcela. Allora, io do solo una piccolissima informazione tecnica che riguarda l'incontro di domani sera con Gianni Vattimo, che è un filosofo dell'Università di Torino, che si terrà alle 21 al Cinema Cristallo. Volevo avvisare che l'incontro del 4 febbraio alle 6 con Marco Travaglio è stato posticipato con data da definire. Poi volevo ringraziare di nuovo Telecitofono e Gabella per questa opportunità. Altre domande non ce ne sono? Non lo so, intanto faccio i ringraziamenti. Ah, sì. E poi soprattutto volevo ringraziare Don Gianni. Marcello. Don Marcello, non ce la posso fare. Ci scusatemi. Devi spiegare chi è Don Gianni. Vedi, posso ci sono altri ragazzi che vogliono intervenire. Qualcun altro ha delle altre domande? Che sì, ragazzi. Coraggio! Questi ragazzi, ecco. Due chiarimenti. Uno era sull'incontro di Borsellino a Roma con Fontrada, perché ho letto che ha incontrato anche Mancini.
lei invece ha detto che Mancino l'ha salutato e basta, visto che Mancino è qualcuno, adesso volevo capire, perché lì si dice che l'incontro è stato a più persone, cioè a tre persone, volevo sapere da lei, e poi il legame tra Stefano Delle Chiaie e Licio Gelli, diciamo, e queste leghe autonome. Non ho capito, cioè erano i finanziatori di questi movimenti. O... Chi? Grazie. Prego. Una cosa. Beh, ti aspettavo. Beh, non mi... No, volevo chiedere una cosa su sul nostro presidente di adesso del Consiglio. No, lei cosa ne pensa? Secondo lei, perché si sentono sempre dei processi in cui l'indagato che la fa... che la scampa, così come diciamo, secondo lei a cos'è dovuto? Perché hanno sempre scritto, come diceva lei, per insufficienza, cioè non per insufficienza di prove, per assolverlo completamente, o c'era gente che lo voleva condannare ma è stata messa a tacere? Grazie. Grazie. Vado? Dormite? Dunque, tu come ti chiami? Io Francesco. Francesco, è accesa quella telecamera? Allora, non ti rispondo neanche se mi paghi. No. La democrazia, abbiamo detto, però non potete mettermi nei guai, ragazzi. Possiamo spegnere per il momento. Sì, esatto. Beh, signor Berlusconi, ragazzi, hai una domanda di riserva? Signor Berlusconi, il nostro presidente del Consiglio, non è molto abbronzato, a differenza di altri. Guardate, sono tanti i collaboratori che parlano di lui, sono tanti, ci sono intercettazioni telefoniche degli anni 80, di quando ci stava a corte questo famoso Vittorio Mangano, che parlano di richieste estorsive ai danni di Berlusconi. Quando Berlusconi gestiva i vari punti stand a Catania, ebbe un po' di incendi in quelle attività commerciali. I collaboratori di giustizia dicono, riferiscono in maniera unanime, riferiscono che all'epoca Totò Riina andava dicendo: abbiamo trovato il nostro nuovo referente politico, andava dicendo che abbiamo trovato il modo per agganciare Craxi. In che modo? Attraverso Berlusconi. Poi quando Craxi cade in bassa fortuna, beh, abbiamo trovato il modo per poter restare lì perché abbiamo il nuovo referente politico. E Giovanni Brusca invita a riflettere su questo e dice: ma vi siete mai chiesti per quale motivo le stragi spariscono di colpo, all'improvviso? 92-93, cos'è successo? All'improvviso perché Totò Riina va dicendo: no, ho cambiato idea, non diventiamo più Stato, entriamo nello Stato, abbiamo trovato il modo per entrarci. Poi nel 94 questo Marcello Dell'Utri mette su Forza Italia, ma di rivero qualche pentito dirà: attenti, a differenza di quello che diceva Cossiga, attenti, perché Cossiga diceva Forza Italia, un movimento che è nato negli ultimi 3 mesi, e invece qualche collaboratore dirà: no, veramente Forza Italia già dal 92 era nella mente dei suoi ideatori. Quando la Procura di Palermo andrà a Palazzo Chigi a interrogare sulle stragi il neo presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere. Questo, poi altro non possiamo dire perché altrimenti le telecamere sono aperte, quindi no, però è questo. Poi se vogliamo, ora sia ben chiaro, viviamo in uno Stato dove la presunzione di innocenza è fondamentale, Francesco, però
purtroppo viviamo anche in uno stato dove tutti devono rendersi conto che noi non siamo scemi. E che finché abbiamo un cervello, il cervello lo facciamo funzionare. E che magari non ci sarà mai nessuna condanna giudiziaria su certe persone, ma una condanna culturale e politica ci deve essere. Ci deve essere, deve arrivare. Io sono molto speranzoso, è l'ottimismo che mi viene dall'incontro con la gente, dall'incontro con voi, da questa voglia di capirci e di approfondire. Nicola Mancino all'epoca, dicono i testi che hanno deposto durante quel processo, che Nicola Mancino all'epoca incrociò in quel corridoio Paolo Borsellino. E quando poi fu chiamato a deporre durante il processo di Caltanissetta, gli fu fatta una domanda: ha mai conosciuto Paolo Borsellino? E lui rispose: non ricordo. Nicola Mancino, l'attuale vicepresidente del CSM. Non ricordo, ma come non ricordi? È morto il più grande amico di Paolo Borsellino. In quegli anni erano diventati già dei miti mentre erano vivi Falcone e Borsellino. Hanno ammazzato Falcone, Borsellino in quel mese e mezzo era conosciuto in tutto il mondo e tu dici non ricordo? Io penso che sia sufficiente questo. Il resto ognuno di sé se lo commenta da solo, ma è sufficiente questo. Non ricordo Paolo Borsellino. Io ricordo se una persona così importante l'ho incontrata, anche soltanto di sfuggita. Voi ragazzi me lo insegnate, se vedete un personaggio famoso in mezzo alla strada, con i vostri telefonini, all'epoca magari non c'erano, oppure comunque certi personaggi non li usavano in questi modi, però come fai tu a dire non ricordo? Non ricordo. Francesco Cossiga che disse: no, ma vedete, Forza Italia è un movimento nato così negli ultimi 2 o 3 mesi. Francesco Cossiga è quello stesso uomo politico che ha da dirci tante cose sulla morte di Aldo Moro e che forse mai ci dirà, ma soprattutto Francesco Cossiga dovrà dare conto di quel commento sprezzante nei confronti di un giudice siciliano ammazzato dalla mafia, che aveva capito anche lì in che modo la mafia stava lavorando nella zona dell'Agrigentino e che chiamò giudice ragazzino. Ricordate la stagione, voi che siete un po' più adulti, dei giudici ragazzini. Beh, fra questi giudici ragazzini che facevano tanta paura e facevano arrabbiare uomini come Francesco Cossiga c'era Rosario Livatino, che fu ammazzato una mattina. Lui andava da casa al tribunale, inseguito da una macchina, si fermò lungo la strada, uscì dalla macchina, fuggì, si mise a correre per i campi, i due mafiosi lo inseguirono, gli spararono alla schiena e lo finirono. Questo era il giudice ragazzino, era questo, un giudice che ha pagato con la vita la lotta alla mafia e oggi non c'è più. Altri invece oggi ancora ci stanno e ci vogliono dare lezioni di democrazia. Così, e Caponnetto, come mai questo ritiro al di là dell'età, subito dopo 2 attentati, proprio è sparito quasi nel nulla? Paura? No, per noi era un nonno Caponnetto, perché voi ricordate, io infatti ho fatto il zoom, l'intervista di Caponnetto, bellissima, di un'umanità incredibile, quando arrivò sul posto della strage di Via D'Amelio. Caponnetto aveva vissuto male l'omicidio. Caponnetto era il procuratore capo di Falcone e Borsellino. Era quello che finalmente aveva messo sul pool antimafia, grazie a lui Falcone era Falcone e Borsellino era Borsellino. Ma non solo, insieme a loro Ingroia, tanti altri.
quando morì Falcone, Caponnetto ebbe una grande botta, però andava avanti, erano figli per lui, erano figli Falcone e Borsellino. E quando poi invece morì Paolo Borsellino, Caponnetto, non so, provate a scaricarlo da internet se lo trovate, sono cose che ci stanno, ma sono cose importanti che dobbiamo vedere continuamente, ragazzi. Caponnetto arriva lì con la macchina sul posto della strage, e quando poi ritorna nella macchina, inseguito dai giornalisti, quel giornalista che gli piazza il microfono davanti alla bocca mentre lui sta per rientrare in macchina, prende questo microfono a due mani e dice: è tutto finito. Beh, perché i momenti di scoraggiamento ci sono dappertutto, e tutti quanti noi possiamo avere momenti di stanchezza, di rassegnazione, quasi di disperazione, perché è umano, ma la grandezza degli uomini viene anche dalla capacità che si ha di reagire a questi momenti, come ha fatto Caponnetto. Con l'intervista a due mani prende il microfono e dice: tutto finito, con un filo di voce. Poi si ritira, perché l'età era quella che era, si ritira, ma da quel ruolo, da quel posto, perché da allora Caponnetto, fino a quando ce l'ha fatta, ha girato le scuole di tutta Italia, incontrava ragazzi dappertutto e a tutti raccontava la storia di Falcone e di Borsellino, e soprattutto diceva a tutti che era possibile ed è possibile sconfiggere la mafia. Questa è la grande lezione che ci ha lasciato nonno Caponnetto. Non si è ritirato, si è trasformato in una nuova attività. E beh, sono tanti i semi che ha lasciato per strada. Noi siamo convinti che quei semi porteranno frutti. Io devo fare una domanda. Lei come si sente, soprattutto la lotta alla mafia, quando su internet ad esempio aprono dei gruppi di supporto a dei boss mafiosi, oppure quando degli studenti elementari scrivono sui propri temi a Napoli che vogliono diventare dei mafiosi? Lei non crede che con delle cose del genere lo Stato venga indebolito ancora di più? E soprattutto lo Stato cosa sta facendo adesso? Come ti chiami? Francesco. Francesco, io ti ringrazio perché è proprio questo, mi dai la possibilità di riprendere una domanda che è stata fatta prima sul ruolo dell'informazione. Forse è quello che vogliono. Guardate, c'è una cosa che dobbiamo imparare a fare: non dobbiamo mai demonizzare niente, mai generalizzare, mai fare di tutto un erbo un fascio. Ragazzi, abbiate sempre la capacità di distinguere per non confondere, di capire bene dove sono i confini fra una cosa e l'altra. Però, detto questo, bisogna anche dire che questa è una televisione che non fa informazione, l'abbiamo detto, ma che a volte ci sembra così leggera e superficiale che ci viene il sospetto che lo faccia apposta per narcotizzare le nostre coscienze. Ora, per carità, voi sicuramente vedete la televisione più di noi e quindi avete anche la capacità di vedere molte cose più positive rispetto a quello che noi, magari un po' più paranoici, non riusciamo a vedere. Però ci sta ormai un imperversare di trasmissioni che mi sembrano, lo dico con molto rispetto, mi sembrano a volte davvero superficiali. Ci sta una tempesta di reality, per esempio. Non voglio fare nomi, Grande Fratello, La Fattoria, quali sono gli altri? Ragazzi, ma quanti ce ne sta? Ormai è tutto lì. E quelle trasmissioni di informazione fatte in un certo modo le danno in terza serata, cioè vale a dire in quarta nottata, come Blu Notte. No, ormai in prima serata, in seconda serata danno soltanto questo. Oppure, se vogliamo essere un po' più TV impegnata, ci replicano per la seconda volta in 8 mesi Il Capo dei Capi. E allora voi permettete che viene forte il sospetto: ma non è che c'è un disegno dietro? Ma non è che ci vogliono per forza far vedere quelle cose perché ci vogliono dire che è così?
Ma non è che una certa televisione vuole davvero narcotizzare le nostre coscienze e addormentare la nostra voglia di conoscenza? Non addormentate mai, ragazzi, la vostra voglia di conoscenza, la vostra curiosità, la vostra volontà di approfondire. E considerate che ci sono molte alternative alla televisione, a questa televisione, ripeto, senza generalizzare, però io penso che sia un dato di fatto. E poi, quando ci vengono a dire che il primo problema in questo paese è solo di colpire la sensibilità sportiva di tanti, quando ci vengono a dire che il primo problema in questo paese sono i 120 milioni di euro del passaggio di quel milanista a quell'altra squadra, mi cadono le braccia. Ah, perché io non sono milanista, ecco, tutto qui. Perché hanno seppellito un mafioso in chiesa? Chi è il mafioso? Nome e cognome del... No, del mafioso, te lo sa. Quella notizia che ha seppellito un mafioso in chiesa. Che ore sono? È tardi, ce ne possiamo andare? No, ma no, no, ma guarda, io ti ringrazio, Italo. Ciao ragazzi. E poi andiamo tutti via. Hai detto qualcosa di sbagliato? No, forse è tardi, no? Spero di no. No, non siamo minoranze, Italo, te lo dico, non perché devo per forza difendere la casta, perché ti assicuro lo stipendio me lo danno lo stesso. Però no, non siamo minoranza, ti dico che sono tanti i preti in silenzio, nascosti, che fanno un lavoraccio dalla mattina alla sera, poi magari non tutti fanno questo tipo di servizio, ci sono quelli che in silenzio lavorano con i ragazzi nelle periferie della città, si spezzano davvero, sono tanti, te l'assicuro, permettimi che te lo dico dall'interno. Poi certo, io sono il primo, noi siamo i primi, noi di chiesa, perché poi di chiesa non sono solamente i preti, ma chi si riconosce in quella cultura, sono il primo a essere a volte arrabbiato, un po' scoraggiato, un po' a volte anche indignato da un certo silenzio. Io sono il primo a immaginare e a sognare una chiesa che abbia la capacità di fare un passo in più piuttosto che due passi dietro. Io sono il primo a essere a volte davvero arrabbiato quando vedo una chiesa molto tiepida dinanzi a certe cose. E molto tiepida è soltanto un eufemismo, insomma, no? Certo, sono il primo, però questo non mi fa dimenticare i tanti preti bravi, tanti, tanti preti, suore, bravi, che incontriamo, che io incontro tutti i giorni. Domani sera io sono in Sicilia, a Gela, dicevo poco fa, invitato in una parrocchia di periferia a Gela, che è in questo momento in Sicilia, è una delle terre più calde, si uccidono quasi tutti i giorni, il racket imperversa, almeno il 90% dei commercianti e degli imprenditori a Gela, provincia di Catania, paga il pizzo, e c'è un prete invece, bravo, silenzioso, di cui nessuno conosce l'esistenza, di cui nessuno sa il nome, che domani sera lì ha organizzato un'assemblea pubblica con imprenditori e commercianti. Lo fa un prete, in una periferia di una chiesa nata neanche qualche mese fa. Questo mi dà speranza. Certo, poi se incontro altri che invece vanno in altra direzione, ne prendo atto, però ti assicuro, non mi deprime questo fatto, non mi scoraggia e nemmeno mi fa sentire in minoranza. Ne vorrei tanti di più, ma non mi fa sentire in minoranza. E poi non dimentichiamo mai quei grandi uomini che sono stati Pino Puglisi e Don Peppino Diana.
conosciuti soltanto perché ammazzati dalla mafia, altrimenti non sarebbero stati conosciuti e si sarebbero comunque spesi nella lotta alla mafia. E beh, poi quello lì seppellito nella basilica di San non so che cosa a Roma, boss della Magliana, mi piace ricordarvi che alla banda della Magliana è stata confiscata una delle tante strutture, un immobile che è la nostra sede nazionale a Roma. Gliel'abbiamo presa lì al centro in via Nazionale, quella casa che loro usavano come casa di appuntamento per noi oggi è la sede nazionale di Libera, e quindi è una cosa importante. Certo, poi hanno seppellito quel mafioso lì, che vogliamo fare? Io dico un eterno riposo. Ci sono delle connivenze, delle collusioni, non dimentichiamo quello che è stato anche per certi tratti nella storia del nostro paese, la vicenda del Banco Ambrosiano, la vicenda Calvi, lo IOR, Marcingus. Negare non fa bene all'immagine della Chiesa, neanche negare le camere a gas fa bene all'immagine della Chiesa, non fa bene, no, non fa bene negare, neanche nascondere, neanche dimenticare. No, le cose bisogna dirle con molta trasparenza e con molta chiarezza e anche con molta semplicità e con molto coraggio. C'è stato, c'è, ci sarà sempre anche nella Chiesa chi tende a camminarci insieme a quei signori, questo è poco ma sicuro. C'è anche la legge del perdono. E questo è un altro discorso. Vabbè, la legge del perdono, certo, ma la legge del perdono fortunatamente è una legge che cammina su sentieri silenziosissimi. Ripeto, noi incontriamo, io personalmente incontro tanti collaboratori di giustizia, cioè persone che hanno ammazzato, organiche alla mafia, che hanno avviato un cammino di revisione della propria vita, tanti. E tu lì ti rendi conto cosa significa riprendere in mano la vita e riconoscere gli sbagli che tu hai fatto. E come oggi mi diceva, bellissimo quello che mi diceva quell'imprenditore oggi, una cosa molto bella, lui diceva: io sono cattolico credente, diceva questo imprenditore al quale un mese fa hanno incendiato l'agriturismo, però devo dirti che non perdono. Poi si è fermato e mi ha detto: ma non perché non voglio perdonare, io scuso, ma il perdono appartiene a Dio, io non sono nessuno per perdonare. È bellissimo. Un mese fa gli hanno incendiato l'agriturismo, e l'ultimo collaboratore che ho incontrato un mese fa, una settimana fa nel carcere di Torino, mi diceva: guarda, io un mese fa mi sono confessato qui dal cappellano, non ho detto tutto, perché alcune cose non le ho dette, le posso dire a te. Ho detto: guarda, che io non è che ti faccio i saldi o gli sconti di fine stagione, tu devi aprire la tua anima, poi è il Padre Eterno che guarda nella tua coscienza. Lui si è confessato liberosimile, poi tu basta che gli metti la mano sulla spalla e gli dici: ma guarda che il Padre Eterno ti vuole bene, se tu davvero in coscienza riprendi in mano il tuo cuore, il tuo cammino, ma vai avanti per la tua strada, vai avanti per la tua strada. Non sono questi quelli che personalmente mi fanno paura. Io la settimana prossima incontrerò in un luogo protetto un collaboratore di Cosa Nostra che ha alle spalle 12 omicidi e che era uno dei bracci destro di Matteo Messina Denaro. L'ho già conosciuto altre volte, l'ho già incontrato altre volte, è una persona seriamente pentita. Poi ognuno paga per il male che ha fatto. Ho avuto la possibilità di incontrare il killer di Don Peppino Diana, che mi diceva una cosa che mi ha fatto sempre riflettere. Guarda, io l'ho incontrato in carcere e lui non sapeva se lo avrebbero messo agli arresti domiciliari. E dice: tanto a me non importa
se mi mettono in domiciliare o mi fanno stare qui, perché tanto il killer di Don Peppino Diana, quello che l'ha ucciso lì in sacrestia, perché tanto io la mia pena la sconterò per tutta la vita qui dentro. No, mi fanno paura quelli che a parola dicono di essere pentiti e che invece non lo sono e che non appartengono a questa risma di persone. Sono fuori, vestono in giacca e cravatta e occupano determinati posti. Ha parlato molto di informazione che non ci fornisco un'informazione corretta. Se invece voglio farmi una giusta informazione, non posso guardare la TV se no di notte. I giornali ci sono molte testate. Non esagerare, certa TV. Però. Sì. Certe testate sono in mano al signor Berlusconi, i siti internet non so bene chi scrive le notizie. O so dove cercare oppure dove la trovo. Io volevo dire che sono in giacca e cravatta, ma mi uccido. No, certo, ma guarda. No, no, certo, guardate, non è un reato andare in giacca e cravatta, cioè, hai fatto bene, meglio puntualizzare, no? Lo ripeto fino alla noia e ve l'ho detto in tutta la serata, ragazzi, non generalizzate mai e non fate mai di tutto un'erba un fascio. Abbiamo tanti in giacca e cravatta che sono davvero, così come ci sono tanti con i miei abiti. Io non ne porto, però ci sono tanti miei abiti che invece non bisogna mai generalizzare. L'informazione, sì, è vero, a volte bisogna cercarsela, a volte bisogna anche crearsela. Guardate, ci sta quest'ultima indagine in corso su questo nuovo gruppo nato su Facebook. Come si dice? Facebook? Sono esperto. E invece non conosco niente di questo Facebook come voi invece, perché hanno scoperto questi 2500 e passa sostenitori di Totorina e c'è un'attività in corso della Direzione Nazionale Antimafia, perché dietro sicuramente ci sta la mafia, perché loro arrivano prima ancora che noi. Il ruolo dell'informazione è un ruolo cruciale, ragazzi. È un ruolo fondamentale. Dobbiamo avere la capacità di creare gli stessi strumenti che usano loro. Poi ci sono canali e strumenti che fanno informazione, perché anche qui non bisogna generalizzare, bisogna cercarli, ma ci stanno, certo che ci stanno. Altri sono inguardabili perché sono vuoti, perché non ti danno niente, altri invece sono sicuramente in mano a una controinformazione. Ma io vedo qui positivo, perché questo ci permette di sviluppare la nostra capacità di discernimento. Sviluppate la vostra capacità di saper distinguere, di saper discernere, di saper discernere. Però è che negli ultimi anni, finalmente, abbiamo una maggioranza che forse non è stato più di scelta. C'è la telecamera, allora. E la maggioranza questo non lo dirà mai, dirà chi ha saputo discernere. Avete un percorso un po' di nuovo, però positiva, possiamo parlare anche
gli altri politici, questo suo mancino, così prima di essere stato, di essere questa persona che era stata rappresentata, è stato anche presidente del Senato, come governo, cioè, io vengo da quella parte politica, quindi ritengo che sia un po' un'incapacità di scudo, innanzitutto di una classe politica che gioca anche sulle nostre regole, su una definizione della politica, motivo per cui spesso volte forse ritroviamo le stesse basse, le stesse politiche, come sia Andreotto, è stato deputato, costituente, ed è ancora oggi direttore della Repubblica. Qui c'è questo dato di una debolezza della politica italiana e della sua classe politica, che probabilmente facilita anche la nascita di questi fenomeni di gestione mafiosa, che noi li conosciamo per quello che sono, naturalmente per quello che possiamo conoscere, ma che a mio avviso appartengono un po' a una cultura profonda della, di una corruttibilità che appartiene un po' a ciascuno di noi. Questo può anche un po' di malessere personale, però è vero che alcuni atteggiamenti che circondano l'esistenza di questi paesi, cioè di questo paese in particolare, che forse sopra più di altri una mancata veramente mi ha risposto alla mia domanda sugli Gioselli, ma fa tempo. Ah sì sì, è vero, non rispondo. E poi chiedevo, così il signore parlava dicendo che la responsabilità è nostra, cioè ci piangiamo addosso perché un po' siamo tutti mafiosi, perché qui, perché là, però in un paese dove si raccolgono delle firme per mettere fuori dal Parlamento indagati, corrotti, cioè giudicati, così queste firme vanno a finire in un cassettino e non si va avanti, quindi la gente comune può un poco. Il problema sono i politici che si prendono in giro a destra e a sinistra. Poi dopo esce, non so, il Beppe Grillo che ha questa idea, no, di raccogliere, e lo prendono tutto per un antipolitico, un patto. Secondo me si prendono in giro tutti quanti. L'accostamento
Italo, è vero Italo? No. No, il tuo nome? Ah, Stefano, Italo è lui. È sempre con la I però. Stefano, l'accostamento a Licio Gelli viene dal fatto che negli ultimi anni è assodato questo avvicinamento fra la mafia e gli ambienti massonici. I punti di contatto ne sono stati tanti, il tentativo da parte di Cosa Nostra, Totorina, di far nascere questi movimenti autonomisti per dare origine a uno Stato indipendente, questo tentativo viene fatto insieme alla massoneria di Licio Gelli. Non dimentichiamo che sono anche gli anni nei quali esplode il caso P2, che nella lista della P2 fra i tanti personaggi c'è il solito, adesso basta perché non ce la facciamo più, c'è sempre il solito, che non è un caso, non è un caso se Licio Gelli è ritornato un'altra volta alla ribalta in una trasmissione in un canale televisivo. E se noi andiamo a scaricarci ancora una volta da internet il piano di rinascita democratica della P2, è inquietante vedere come quei 10 punti che all'epoca loro non sono riusciti ad attuare perché la magistratura arrivò prima, quei 10 punti li stanno realizzando ora, uno per uno. Tutto quello che stanno facendo con la magistratura, l'informazione, la politica, stanno realizzando il piano di rinascita democratica. E allora davvero, quando noi parliamo di mafia oggi, sempre più dobbiamo parlare non solo di Bernardo Provenzano e Totò Riina, ma dobbiamo parlare di un insieme di sistemi criminali, ed è riduttivo parlare soltanto sempre di Gomorra, ma di un insieme di sistemi criminali. Il 6 marzo del 92 un certo Elio Ciolini, che era detenuto nel carcere di Sollicciano a Firenze, scrive una lettera al procuratore di Bologna, Leonardo Grassi, e in quella lettera scrive fra marzo e settembre del 92 in Italia strategia della tensione, moriranno esponenti della DC e esponenti del PSI. Accade il 6 marzo e quando arriva questa lettera sul tavolo di Leonardo Grassi, Leonardo Grassi la mette in un cassetto perché conosce Elio Ciolini. Elio Ciolini è un truffatore, un millantatore, è un delinquente di quattro soldi. Fatto sta però che una settimana dopo, il 13 marzo, viene ucciso a Palermo Salvo Lima, e allora Leonardo Grassi dice: beh, comunque in questa lettera c'è qualcosa di vero, perché il primo esponente di C è stato ammazzato. Ricorriamo al riparo prima che sia troppo tardi. E manda gli uomini del ROS nella cella di Ciolini a Firenze. E quando entrano lì scoprono un'agendina con degli appunti, interrogano Ciolini e lui dice: queste cose che io ho scritto le ho sapute in un summit al quale ho partecipato, e infatti gli appunti su quell'agenda erano presi in quel summit, un summit nel quale ho partecipato tenutosi a Zagabria nel settembre del 91. In quel summit avrebbero deciso questa strategia della tensione, quindi omicidi di esponenti politici e anche di magistrati. Ma la cosa più preoccupante è che in quel summit lui dice, dove si parlava inglese, a quel summit avevano partecipato esponenti di Cosa Nostra, esponenti della massoneria, esponenti della finanza americana ed esponenti del terrorismo nero europeo. Oggi noi parliamo di questo ed è bene che lo sappiamo. Io volevo fare una domanda guardando un po' avanti. Ecco, bravo. No, perché il plurinominato avrà vita eterna, voglio capire, però prima o poi da qualche parte dovrà sparire anche lui dalla vita politica.
Noi preghiamo tutti i giorni. E visto che intorno a sé, nel governo che c'è adesso, non ha creato figure, non ci sono figure di spicco, non c'è, c'è il vuoto praticamente, c'è questa figura tutto intorno basso. Quando sparirà la mafia? Dovrà tornarsi a le mafie, dovranno tornarsi a far sentire o gli basterà quello che ha messo nei vari punti? Cioè, strategia della tensione, perché tensione sociale si sta iniziando a creare. E quindi nella tensione sociale loro, come dicevamo prima, diceva quel ragazzo, non ci vivono bene, vivono nella pace. Cosa faranno? Cavalcheranno quello? No, ti ringrazio. Ti ringrazio per questa domanda, perché in effetti, guardando avanti, noi dovremmo forse riconsiderare una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, che c'è un interrogativo a cui non si è mai data risposta e a cui forse non si darà mai risposta. Se il livello elevato che ha usato il livello criminale o se è il livello criminale che ha usato il livello eccelso. Una cosa è certa, in questo momento tutti e due hanno capito che è bene stare insieme ed è bene camminare compatti, perché ognuno fa gli interessi degli altri e che quindi ognuno è ostaggio dell'altro. In alcuni momenti non è stato così, perché in alcuni momenti, e la storia recente del paese ce lo insegna, quando Cosa Nostra si è sentita tradita, ha ucciso gli esponenti della politica, ha ucciso Salvo Lima, ha ucciso altri, perché come loro dicevano non hanno mantenuto le promesse. Non dimenticate mai quello striscione nello stadio di Palermo, tanti anni fa, siamo agli inizi degli anni 90, quando andò a giocare, era il 93, l'Ascoli andò a giocare a Palermo, no era il 95, c'era il governo Berlusconi, l'Ascoli andò a giocare a Palermo e uscì uno striscione sullo stadio, sugli spalti dello stadio di Palermo. I politici hanno dimenticato il 41 bis. Perché in quella partita? Semplice. Perché detenuto nel super carcere di Ascoli c'è la Totorina. E perché quello che dicono tutti i pentiti in maniera unanime, 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 tre volte, è che fra i motivi per cui hanno bloccato le stragi è che il nuovo governo avrebbe dovuto fare delle concessioni a Cosa Nostra. E fra le concessioni che avrebbe dovuto fare è l'abolizione del 41 bis, che è il carcere duro per i mafiosi. Ci sono momenti nei quali loro, a livello militare, che conservano una loro autonomia, una loro storia, non bisogna mai dimenticare che sono gambe, sono le gambe di uno stesso tavolo, ma sono sempre gambe diverse. Ci possono essere momenti nei quali ognuno si stanca della compagnia dell'altro. In questo momento forse no, ma si cammina sempre sul filo del rasoio e quindi sempre ci sarà qualcuno a cui converrà eliminare l'altro. Triste a dirlo. Io penso che invece questa serata deve finire con la grande speranza che viene dal fatto che ormai non c'è sera e non c'è giornata che in una parte d'Italia non ci sono persone che si riuniscono come noi stasera che parlano di questo. Vi garantisco che c'è un fermento in Italia che è indescrivibile, c'è una voglia di conoscenza e di approfondimento che è indescrivibile. Io sono convintissimo, certo ci sarà tanta fatica perché la strada è complicata, perché è difficile e ci sono tanti ostacoli davanti a noi. Con fatica però io vedo un cammino bello, un cammino bello di ripresa della nostra vita, perché c'è tanta volontà e c'è tanta voglia di libertà in giro. È verissimo, lo vediamo. Questo taglio è una domanda personale. Questo è personale? Ma ogni tanto pensa di rischiare la pena? Quando?
si mangiano i carabinieri con fuori. Infatti è la prima volta che vedo otto. No, perché stanno quattro volte, quattro persone sono di sottoscorta, ma quattro finanze. Ultimamente è la prima volta che vedo. Com'è la domanda? No, ha paura o no? No, no, ma... Pensa che potrebbe succedere qualcosa. Io, guardate, se siamo in tanti non succede niente. Se siamo in tanti non succede niente. È successo sempre qualcosa a chi è stato lasciato solo. Carlo Alberto Dalla Chiesa fu ucciso perché fu lasciato solo. Certo, poi ognuno ci mette del proprio. C'è chi lo fa in un modo, questo servizio, c'è chi lo fa in un altro modo. Noi mettiamo in conto che ci può essere qualcuno che c'è qualcuno che si arrabbia e a cui dà fastidio questo lavoro che facciamo. No? Questo certo, lo mettiamo in conto, però guardate, non faccio retorica, sono sincero, i preti non possono dire bugie, sono sincero se vi dico che la preoccupazione sì, ma è legittima, ma ci mancherebbe altro, la pellaccia è cara per tutti, però sono sincero se vi dico che è preoccupazione, ripeto, legittima, ma non paura, anzi, ripeto, non è retorica se vi dico che, come diceva Martin Luther King, e che penso deve accompagnare tutti noi, e che ultimamente mi fa riflettere molto, non mi fa paura il chiasso dei cattivi, ma il silenzio degli onesti, quello sì. E va bene così.